E per fare questo ho chiamato quelli che secondo me erano le punte più avanzate, almeno in Europa, che si occupavano di queste faccende, ne ho discusso con loro, ho creato un format, ho fatto un festival e poi mi sono dovuto relazionare con gli amministratori locali. Però io prima di andare agli amministratori locali ho fatto tutto quello che ci stava prima, che abbiamo fatto fino a mo'. Cioè, prima di andare da loro, avevo già questo livello di maturazione dove la mia mission era già molto chiara. Cioè, io avevo fondato un'organizzazione che si occupava di ricerca teatrale e produzione delle performing art nell'area euro-mediterranea con una forte vocazione cross-mediale. Ok? Io ero già questa cosa qua. Era già chiara a me ed era pubblica. Quindi, con questo tipo di identità, ho costruito un progetto coerente con questa identità e sono poi andato ad interfacciarmi non solo con gli amministratori, ma con tutta la rosa degli stakeholders potenziali, sia per la campagna di fundraising, ma anche per tutta una serie di discorsi che hanno a che fare con quelle dinamiche che abbiamo visto di relazioni a prescindere di condivisione degli obiettivi. Quindi, la prima cosa che da dire è che tu riponi nell'accettazione da parte dell'amministratore locale il successo del tuo progetto. E questo mi sembra il primo grande punto di debolezza, vista la mediocrità degli amministratori, cioè mediocrità diffusa degli amministratori. Poi è chiaro, ci sono delle eccezioni, delle eccellenze in ogni posto, ma mediamente, diciamo, sono dei caproni. E quindi mi fa specie che tu possa rimettere addirittura il destino del tuo progetto nelle mani di un soggetto del genere. Quindi, prima questione. Io quando mi sono interfacciato, anche se giovanissimo, con questa amministrazione locale, io mi sono interfacciato, ma lo consideravo alla stregua di qualsiasi altro mio stakeholders. Cioè, lui in quel momento era un portatore di interesse specifico, io mi sono relazionato a lui spiegandogli chi ero io, che cosa poteva fare il progetto e quindi quali erano gli obiettivi del progetto e soprattutto sulla rosa degli obiettivi, quali di questi obiettivi erano obiettivi che effettivamente erano sposabili con quella specie di politiche che fanno loro. Perché se facessero effettivamente politica, cioè impostassero le policy per la cultura, per noi operatori sarebbe molto più facile. Perché tu su una pianificazione strategica di un assessorato alla cultura potresti tessere delle relazioni collaborative. Questo non c'è e quindi in realtà sei molto più strategico tu che quanto lo siano loro, nel senso che sei molto più, cioè sei portatore tu di una strategia. Quindi al massimo con loro dici: guarda, questa è la rosa degli obiettivi che secondo me potrebbero essere anche di pubblica utilità, cioè della sua funzione, quindi fai una roba anche che dovrebbe fare lui al posto tuo, cioè dovrebbe fare lui e quindi tu la fai al posto suo. Quindi dici: guarda, questa roba qua ha a che fare anche con la pubblica utilità, cioè quindi significa che se io realizzo questo progetto, quest'area della città che normalmente non se la fila nessuno, e in quegli anni c'era l'eroina e quindi si andavano a bucare i tossici dell'eroina, io ci vado a fare proprio la performance nell'angolo dove si andavano a bucare i tossici. E quindi ti ricontestualizzo quel luogo all'interno di un immaginario di quella comunità. Oggi l'immaginario di quel posto è collegato al fatto che si vanno a bucare, io ti faccio un intervento di tipo cross mediale lì in quell'angolo e creo un'interferenza da un punto di vista dell'immaginario di riferimento di quella comunità. E quindi dico: guarda, io ti intervengo quindi sull'immaginario del tuo luogo, questa è una roba di pubblica utilità, condivido questo pezzo di obiettivo. Lo vuoi fare con me? Bene, non lo vuoi fare con me? Ci becchiamo. Ora, il mio ci becchiamo, la differenza tra me e te è che tu dici ci becchiamo e te ne vai a casa, chiudi il computer e finita lì. A me ci becchiamo con lui, passo al prossimo. Cioè, passo al prossimo stakeholders con il quale vado a condividere un altro obiettivo, che in questo caso non sarà quello di pubblica utilità, sarà un obiettivo di natura diversa, sarà un obiettivo di tipo artistico e quindi probabilmente mi relazionerò con l'Art Council di Londra che si occupa di cross medialità, bla 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 bla, cioè il dipartimento di cross medialità, lui sarà il mio stakeholders e probabilmente lui mi pagherà i biglietti di tutti gli artisti inglesi. Probabilmente. Capisco questa cosa e dico: bene, allora a questo punto vado dagli austriaci, dai francesi, dagli svedesi,
E quindi un pezzo del mio budget nella mia relazione può essere anche assorbito da altri, non necessariamente dal finanziatore pubblico, che per me, ti assicuro, già anni fa non era praticamente un interlocutore privilegiato, oggi è l'ultimo degli interlocutori. Cioè, veramente l'ultimo dell'interlocutore. Cioè, io non l'interpello. L'interpello soltanto per questioni di tipo tecnico, cioè cosa significa? Bisogna chiudere quella strada, bisogna aprire quell'altra cosa, cioè quindi organizzazioni tipo logistiche, ma è difficile che oggi tu possa condividere effettivamente prospettive strategiche con le amministrazioni locali, ovviamente con le dovute eccezioni, perché oggi faccio parte di una roba che si chiama Comitato Matera 2019 e stiamo costruendo le policy di una regione. Quindi le policy culturali di una regione di qui al 2019, dal 2019 al 2030. Ok? Ma però è un altro discorso. Ok? Quindi conviene sempre avere più obiettivi, una rosa di obiettivi per diversi anche portatori di interessi, che però molte volte si possono incrociare. Come? Cioè si devono... Sì, si possono, ma soprattutto la cosa importante è che non si devono escludere, in modo che tu non perché se si escludono o si azzerano tra di loro, diventa complicato nella relazione, perché tu nel raggiungimento di quegli obiettivi ti relazioni con una rosa di partner, di stakeholder, non deve essere, cioè come dire, se da un lato fai un discorso di tipo valoriale e poi dopo non è che puoi fare il progetto. Per esempio, nell'esempio che facevo prima, sono andato all'Art Council, no? Faccio tutto il discorso della cross-medialità, mi ispiro a certi valori e poi però mi faccio dare anche i soldi da, che ne so, l'azienda X che notoriamente ricicla il denaro delle aziende che producono armi in Israele. Diventa complicato. Cioè, io mi ricordo di la seconda edizione del Torino Film Festival. È stata non mi ricordo l'edizione, comunque nelle prime edizioni del Torino Film Festival ci fu un disastro, perché il responsabile marketing del Torino Film Festival ebbe la brillante idea di agevolarsi il lavoro. Cioè lui, per agevolarsi il lavoro, per fare una politica secondo lui più efficace, eliminò tutta una rosa di sponsor che avevano sostenuto il progetto nelle edizioni precedenti e scelse di investire, di fare un percorso con un unico sponsor, cioè un main sponsor che si accollava a tutta la manifestazione. No, spesso, soprattutto nella musica, questo accade, che ne so, l'Heineken Jammin Festival, cioè c'è un grande main sponsor che diventa poi lo sponsor unitario di quella manifestazione. Questo si era fatto ispirare a questo tipo di relazioni con lo sponsor. L'unica questione è che l'aveva fatto con la Nestlé. Quindi, che cosa è successo? Lui aveva fatto, si era pigliato come main sponsor Nestlé, tu arrivavi alla sala principale del Torino Film Festival e ci stava tipo una tavoletta di cioccolata gigantesca all'ingresso con la script magna di non mi ricordo che cosa, viva cioccolata. Che cosa è successo? Che il pubblico di riferimento del Torino Film Festival, che è un pubblico di un certo tipo, nel senso che il Torino Film Festival è un festival che si occupa di un certo cinema, no? Quindi di un cinema che tratta tematiche molto sensibili, il cinema documentario, cinema di frontiera, no? Tutta questa roba. Chi si va a vedere il film su, che ne so, i bambini scamazzati, che ne so, di quale posto, ha una sensibilità di un certo tipo. Quindi quando il pubblico è arrivato lì, con quel patrimonio valoriale, e si è trovata la tavoletta della Nestlé, che notoriamente, diciamo, è una multinazionale che non si fa molti problemi su tante questioni, quel pubblico si è ribellato e non ha riconosciuto più quei contenuti. Cioè, anche se dentro il Torino Film Festival c'erano comunque i film con i bambini scamazzati, cioè tutti quei fatti là, però visto che c'era la tavolettona di cioccolata all'esterno che copriva e ammantava tutta questa parte di valori, ha prevalso il valore dello sponsor piuttosto che quello dei contenuti. Quindi lo sponsor si è mangiato i contenuti e di conseguenza la manifestazione ha perso i suoi pubblici. Dato che a Torino comunemente si va a mangiare anche il gianduiotto, quindi non ha fatto nemmeno quel anche tipo di analisi. Tra appunto, quindi doppia gaffa, insomma. Ah? Eh? Sì.
era stata una scelta strategica di marketing infelice che ha prodotto molto. Sì, sì, infatti l'hanno sostituito. È stato licenziato, immagino, fuori immediatamente. Sì, sì, l'hanno sostituito perché poi, cioè, in corso d'opera facevano proprio le manifestazioni fuori, cioè boicottavano il festival, il pubblico boicottava il festival. Quindi per dire che a volte bisogna stare molto attenti, cioè anche se il tarallo è appetibile, va comunque verificato quel tarallo con quali soldi viene prodotto, con quali da un punto di vista energetico viene prodotto, qual è la filosofia di fondo, almeno queste sono domande che io cerco sempre di farmi quando mi relaziono comunque con un qualsiasi compagno di viaggio, e non ci dobbiamo far sedurre dal fatto che questi ci danno i soldi, anzi, proprio perché ci danno i soldi dobbiamo stare attenti due volte. Allora, torniamo a quello che dobbiamo fare nei prossimi Umarò, 20 minuti. Ma se volete, cioè se serve sforare 10 minuti lo possiamo fare, riprenderemo 10 minuti. Allora, adesso possiamo fare una cosa. Usiamo questi minuti per organizzarci in gruppo. Così nella ripresa dopo pranzo ci mettiamo direttamente a lavorare. Allora. Possiamo anche finire prima e riprendere. Sì, no, possiamo fare. Io l'unica cosa che. Cioè devo mangiare, cioè l'unica cosa. No. Però possiamo mangiare pure qua, cioè chiamiamo la pizzeria, non lo so, ci facciamo. Chiamiamo il tarallificio. Allora, io direi per adesso andiamo un attimo a mia memoria. E quindi facciamo. Chiamiamo per adesso il gruppo, lo chiamiamo Riccardo. Carraggi. No, la compagnia. Reggimento Carri, non c'è molto giù. Reggimento Carri, e c'è tu. Dov'è la ragazza bionda? Sei andata? Torna alle 2:30. Ok, Emeline. Melilli. Comunque lei, mi sembra, a parte qualcun altro. Poi tu. Allora facciamo così: 1, 2, 3. Siete per me i tre riferimenti per adesso attorno a cui costruire i gruppi, perché voi, diciamo, siete per me la spina del fianco, cioè dovete essere la spina del fianco perché dovete rappresentare la parte artistica di questa faccenda. Non la vuoi fare? No, stavo dicendo loro prima, in quella fila del bagno delle donne. Bella, quel momento è bellissimo. Devi sapere che io al liceo me ne occupavo di questa cosa. No, avevo proprio una predilezione. Io stavo solo lì nel bagno delle femmine a farmi la fila insieme a loro. E mi è rimasta questa passione, però ora mi devo trattenere. Per ben 13 anni fa, io ho vinto un progetto europeo con l'Austria. Aspetta un attimo, che prendiamo il microfono. Dai. No, il problema è che magari non arriva. Stavo dicendo che tipo sì, 13 anni fa ho scritto un progetto europeo che ha vinto, eravamo una compagnia italiana che faceva da capofila, una compagnia austriaca di Vienna, Transit Theater, e una compagnia di Glasgow. Diciamo che io conoscevo queste persone, ho fatto da link, e la compagnia non era la mia, quella che faceva da capofila, perché ci voleva un bel finanziamento iniziale, insomma il costo era di 150.000 euro, c'era l'orchestra di Piazza Vittorio che all'epoca non era l'orchestra di Piazza Vittorio, come diciamo trade union tra le tre nazioni. E io ho scritto il progetto, cioè proprio senza sapere niente di come si scrive un progetto, cioè l'ho scritto, punto. E il progetto ha vinto, poi non ho più partecipato se non invitata a progetti del genere. E dicevo, io oggi non lo saprei riscrivere, perché adesso mi sto ponendo tutti i problemi tecnici che in realtà non me li ero posti come problema, appunto anche lì probabilmente fortuna, chiarezza dell'obiettivo, una cosa molto, come dicevi tu, era molto importante per me, ed è anche, insomma, il progetto su cui l'ho vinto è un tema costante nella mia vita. Di interesse, e quindi forse per quello l'ho vinto, perché era una cosa che veramente, come il bambino che arriva dicendo giochiamo a pallone, ma è invasato lui e riesce a comunicare la sua passione, l'ho comunicata io
insomma alla fine abbiamo partecipato, perché quelli di Glasgow non erano una compagnia teatrale ma facevano teatro per le comunità, quindi Che era Benno Plasman? No, si chiamano Fable Vision. Fable Vision, ma ti sto parlando del 2001-2002, Glasgow, la loro base è Glasgow. Guarda, non voglio rovinarti la poesia di questa bella storia. In quegli anni era ancora possibile, perché c'era la pianificazione europea che aveva inaugurato il settenario, quindi era il 2000-2007, quindi era, se tu dici 2001, sì, era praticamente l'inaugurazione del settenario. E c'era una scena politica di un certo tipo, c'era il programma Cultura, si chiamava proprio Cultura 2000. Cultura 2000. Quindi era molto inclusivo per alcuni versi. Oggi la stessa dose di passione che tu hai messo nel compilare quel formulario probabilmente non garantirebbe lo stesso risultato. Non lo so, appunto, noi abbiamo fatto, la passione è stata iniziale, però poi gli incontri con Transit, con Fable Vision, con tutto il gruppo organizzativo non è stata così improvvisata, però diciamo che non c'era una nozione, c'era un formulario che ti arrivava dall'Europa, tutte le indicazioni, e quindi ho seguito quelle rispetto proprio alle singole voci, compilandole. Però appunto io adesso, anche senza sapere, perché proprio non mi è più capitato di prendere in mano un bando e dire adesso partecipo, cioè mi rendo conto che mi sembra già da ora molto più complicato, e da quello che tu mi dici mi rendo conto che adesso io chiamerei un project manager, cioè non ci penserei nemmeno io, cioè sono qui giusto... No, veramente adesso è molto complicato. Non solo, l'esperienza è stata... come raccontavo a loro, che i 150.000 euro ce li hanno dati, cioè nel senso abbiamo avuto l'affidamento, ma la rendicontazione è stato un incubo, abbiamo rischiato di perdere i soldi, gli scozzesi ci volevano proprio fare a fette e venire lì e ballarci il sirtaki, le danze scozzesi, ci volevano massacrare. Quindi diciamo che effettivamente, perché la compagnia poi ha incaricato una persona di prendere tutta la parte artistica organizzativa e fare il budget, però poi l'ha licenziata e hanno pensato di poter fare per i fatti loro. Mi sto perdendo la motivazione dell'intervento. La motivazione era questa, che quello che si poteva fare una volta, forse, poi in qualche modo l'hai chiuso tu, in modo istintivo, virgolette, comunque poi c'è tutta la parte tecnica che è veramente complicato. Quindi non te la senti di adesso stare nella parte artistica? Perché io stavo facendo i gruppi. No, me la sento di fare la parte artistica, però stavo raccontando la necessità del project manager oggi, perché è veramente talmente complicata che se devi seguire la parte artistica e la parte tecnica non ce la puoi fare. Non ce la puoi mai fare, sì. Vorrei dire una cosa, questa composizione dei gruppi... Sull'intervento di Agostino, non ho capito la tua risposta a lei, o meglio, quello che hai detto, nel senso che ho problemi proprio... È stata molto sintetica, poco argomentata, perché apriamo un capitolo che non ci consente neanche di fare i gruppi. Poi decidete voi, possiamo aprire il capitolo o fare i gruppi? Non ti ho capito, scusami. Il capitolo sarebbe capitolo Europrogettazione, analisi del settennato 2007-2014, formulario e application form, linee di indirizzo comunitarie e politiche di sviluppo locale. Okay. Cioè, hai capito? Okay. Paginone. Adesso Poi lo possiamo aprire. No, possiamo solo dire, per capire quello che avevi detto, me l'hai spiegato. È cambiato il formulario, quindi è tutta un'altra storia. Ok. È una web, l'ho sintetizzato così. No, io volevo dire, non so se poi correggimi questa cosa, se magari ci sono degli interessi diversi all'interno della cosa, perché diciamo i tre nuclei artistici che tu hai individuato sono tutti e tre dei nuclei teatrali. No, ci sta il quarto, che è per l'arte contemporanea. Ah, ok, quindi quattro sono i gruppi. Ok, va bene. Non ti piace? No, mi piace, però pensavo che fossero tutte... No, questo fatto che ci siano le diversità è meglio, perché magari ti aiuta anche a capire. Allora, tu non lo fai. Va benissimo. E quindi facciamo due sulle performing art e uno sulla danza contemporanea. Va bene. Vabbè. Scusami, l'arte contemporanea, non la danza contemporanea. Ora, a fianco a questi tre nuclei, io ci andrei a mettere un po' una parte, diciamo, organizzativa mediamente esperienziata. Quindi metterei te in uno dei due,
tu in uno dei due, tu su quello del contemporaneo, tu su quello del contemporaneo, così vai a fare una cosa che non fai di solito. Tu su uno dei due, poi tu sul contemporaneo, tu su uno dei due performing art, Hub di Bari, mi ricordo questa cosa dell'Hub, sul contemporaneo, tu sul contemporaneo, chi è rimasto fuori? Ok, voi mettetevi dove volete. No, nel senso che mediamente i vostri profili dal mio punto di vista si equivalgono, nel senso che non hanno un'istanza forte dal punto di vista organizzativo, però non hanno neanche, poi da sicuro mi è sfuggita qualcosa, forse mi dici no. Sì, no, però è importante. Forse mi è sfuggito il tuo, forse tu hai avuto esperienze più... Allora, tu su uno dei due performing art... c'è qualcuno che invece ha qualche skills più inerente all'organizzazione? No? Ok, va bene, allora distribuitevi anche nello spazio, cioè sceglietevi di posizionarvi nello spazio tutti vicini, quindi così in modo che vediamo i tre gruppi. Facciamolo un attimo questo posizionamento, così tra di voi vi riconoscete. Ah? Uno attorno a lei bionda e lui lì, Roberto. Contemporaneo, dov'è? Attorno a lei. Aspetta, devo mettere un video. Ah, devi sì. Mandare ora il video? Sì. Ah, ok. Allora, cercate di equilibrarvi, nel senso di avere gruppi con numeri più o meno omogenei. Hai staccato il cellulare? No, il cellulare. No. No, il tuo cellulare per il web. Ah, dopo un tot? Ah. Sì? Oh, però non vi mettete troppo lontano, se no è una guerra ogni volta. Cioè, così più... Non riusciamo a mandarlo. Vai. Ragazzi, abbiamo 8 minuti prima della pausa, eh.
Ah, per vedere di evitare. Se riesco a recuperarlo tramite una tastiera. Ah? Sì. A quanto te la metto? Va? Sì? Alla grande. Ci abbiamo l'audio? Allora ragazzi, ci siete? Bene. Avete mai sentito parlare della... Avete mai sentito parlare della campagna di comunicazione Coglioni No? Allora, prima di darvi indicazioni, io diciamo che me la vedrei un'altra volta insieme a voi. Non va? È lenta? Vabbè, allora, nell'attesa che si carica. Non si carica. Sì, ma abbiamo messo il cellulare. Forse lo mettiamo più vicino. Allora, questi tre gruppi adesso, dopo le dovute pratiche di socializzazione, dovranno, dopo pranzo, sviluppare la mission di un'organizzazione. E non facciamo la mission di progetto perché se non abbiamo la mission di organizzazione non possiamo fare la mission di progetto. Quindi concentriamoci sulla mission di organizzazione, la realizziamo, quindi alla fine della prima parte del pomeriggio ci prenderemo... com'è l'orario del pomeriggio? Riprendiamo alle 14.30 fino alle 18, per una pausa. 14.30, 18 quante ore sono? 3 e mezza. Allora, ci prenderemo la prima ora per fare la mission di progetto, ok? Quindi, dopo la prima ora di lavoro, dovranno uscire 3 mission. Facciamo 3/4 d'ora, 1 ora mi sembra troppo. Che dite? O è meglio un'ora? Facciamo un'ora? Ma poi un'ora voi chiacchierate, vi sentite comodi. È meglio lavorare, secondo me, con tempi più stretti. Io farei 45 minuti. Allora, facciamo 45 minuti. In questi 45 minuti dovete mettere a frutto quello che ci siamo detti stamattina rispetto alla mission e realizzare le mission di 3 organizzazioni, okay? Che si occupano di quello che desidera il gruppo, ovviamente, cercando di innestare una dialettica tra la parte artistica, la parte organizzativa e esigenze di comunicazione tra voi, no? Quindi innesca a fare anche un po' la parte dell'avvocato del diavolo, senza mai diciamo, esasperare il discorso, però cercando appunto di attivare questo tipo di dialettica e rispondendo a tutte le questioni che ci siamo detti. Poi, una volta fatta queste mission, le condivideremo insieme, quindi io vi chiederei di scriverle su un PowerPoint, quindi su una slide, in modo tale da poterle proiettare e così le condividiamo, le commentiamo insieme e insieme cercheremo di rettificarle lì dove c'è qualcosa da rettificare. Fatto questo, andremo ad affrontare il discorso del project management applicato alla cultura.
e cercheremo, non so se ce la faremo, se, diciamo, non so se arriveremo alla fine, però cercheremo di affrontare il ciclo di vita di un progetto culturale, cioè quelle che sono le fasi determinanti del ciclo di vita di un progetto culturale e come ognuna di queste fasi deve essere affrontata e come da ognuna di queste fasi deve uscire un documento e come questo documento diventa la base per affrontare la fase successiva fino alla fine. Alla fine, diciamo, della giornata avremo anche questi ulteriori strumenti. Domani mattina arriveremo e avremo la possibilità di poter fare la mission di un progetto, perché avremo la mission dell'organizzazione. Faremo la mission di un progetto e costruiremo, oltre la mission del progetto, inizieremo a costruire la struttura di un progetto culturale in coerenza con tutto quello che ci siamo detti. Ora, le strade sono molteplici, nel senso che noi possiamo lavorare o per simulazione, e quindi simuliamo il tutto, oppure possiamo lavorare anche su una case history esistente. Cioè, se all'interno del gruppo c'è una case history importante, insomma, c'è una case history che ha delle urgenze, la possiamo raccogliere e possiamo utilizzarla come base di partenza e costruire quindi il discorso della mission, quindi costruire il discorso di un progetto culturale che però non è un'astrazione, cioè una cosa che noi iniziamo a fare oggi, ma che poi fra 6 mesi ci arriva la mail che ci invitate al progetto. Quindi, non mi senti? Pronto? Ma i sottotitoli neanche? Pronto? Senti? Alzi tu? Ok. Va bene? Ci sei? Sa. Vuoi i sottotitoli? Quindi possiamo, vi ho detto, o lavorare in simulazione oppure prendere una case history precisa e su quella case history iniziamo a lavorare. Però tutto questo sta alla vostra generosità. Ci siamo? Allora, chi è del gruppo SOAP che... Sì, chi di voi è il portavoce per raccontarci come avete svolto il lavoro e come attraverso quale dialettica siete arrivati a ciò che avete prodotto, cercando di far emergere anche quei punti che sicuramente ad un certo punto della vostra chiacchierata vi sono apparsi anche dei punti critici, cioè dove avete dovuto fare delle scelte in una direzione piuttosto che in un'altra, cedendo ad una posizione piuttosto che ad un'altra. E allora, iniziamo da questa... Voi avete fatto 3 slide. Sì, abbiamo realizzato 3 slide. La prima, ovviamente, il titolo, il nome di questo gruppo di lavoro lo abbiamo intitolato SOAP, traduzione dall'inglese di sapone, che sciolto come termine sarebbe spazio operativo per l'arte partecipata. Nella seconda slide, ovviamente, abbiamo riportato il chi siamo, quindi abbiamo spiegato questo titolo. Siamo una rete di professionisti che opera nell'arte contemporanea tout court. Ovviamente siamo partiti da un'idea iniziale che era appunto quello di valorizzare l'arte contemporanea. Perdonami, sì. Ce la vuoi leggere prima di commentarla? Ah, sì, ok. Allora, il chi siamo, ripeto, siamo una rete di professionisti che opera nell'arte contemporanea tout court. La nostra missione è promozione, valorizzazione e riqualificazione dell'arte contemporanea, con particolare riferimento all'arte paesaggistica, urbanistica, dell'architettura del paesaggio, garden design e archeologia industriale.
Le attività, quali sarebbero le attività di questo gruppo Leggicela. Di lavoro? Sì, attraverso la realizzazione di un'officina di sperimentazione artistica, di formazione, di progettazione, con particolare attenzione all'identità culturale e storica del territorio, per favorire il recupero urbano di zone di degrado. Le finalità: la promozione del territorio all'interno del quale si opera e la valorizzazione del talento degli artisti. Ok. Ti chiedo un'ultima cortesia, ce la vuoi leggere senza i titoli dei capitoletti? Allora, siamo una rete di professionisti che opera nell'arte senza contemporanea cuore, a tutti. Senza cuore, dando la possibilità a loro effettivamente di metabolizzare quello che tu stai dicendo. Sì, SOAP è un gruppo... No, qua sta scritto siamo una rete. Ok, siamo una rete SOAP... No, siete un gruppo, siete una rete. Ah sì, ok, scusami, non avevo capito proprio l'intento. No, l'intento è leggere senza sì, ho chi capito. Siamo, senza la nostra missione, le attività e le finalità, leggere quindi solo il testo senza i titoli. Sì, siamo una rete di professionisti che opera nell'arte contemporanea tout court. Promozione, valorizzazione e riqualificazione dell'arte contemporanea con particolare riferimento all'arte paesaggistica, urbanistica, all'architettura del paesaggio, al garden design e all'archeologia industriale. Attraverso la realizzazione di un'officina di sperimentazione artistica di formazione, di progettazione con particolare attenzione all'identità culturale e storica del territorio per favorire il recupero urbano di zone di degrado. La promozione del territorio all'interno del quale si opera e la valorizzazione del talento degli artisti. Ok, grazie. E chi di voi ha qualcosa da eccepire? Chi di voi nel gruppo ha qualcosa eventualmente da eccepire, e raccontateci come ci siete arrivati a questa roba qui, e poi diamo un po' la vostra mission in pasto ai famelici vostri competitor. Marò, che impressione, ha fatto una cosa strana nel telefonino, penso sia un messaggio. Prego. Io ho una cosa da eccepire, me ne sono resa conto adesso perché eravamo parecchi a parlare, quindi non riuscivo a sentire tutto e a seguire tutto quanto. Ho notato che nell'ultima slide c'è una frase che non è di senso compiuto, attraverso la realizzazione di un'officina eccetera. Io le darei senso compiuto, per esempio, poi chiaramente come diresti? Attraverso la realizzazione di un'officina, anche semplicemente le attività di SOAP si articoleranno, prevediamo che le nostre attività si articolino attraverso la realizzazione di un'officina di sperimentazione artistica, di formazione e di progettazione, con particolare attenzione fino alla fine, per esempio, cioè perlomeno per dare... Ok, ci raccontate un attimo il tipo di dialettica che avete innescato? Dialettica tra sì, la parte abbiamo artistica e la parte sostanzialmente iniziato appunto dall'idea e il concetto di arte contemporanea e le cose che ci venivano in mente, le attività di arte contemporanea che sul territorio vengono realizzate. C'era venuta in mente l'idea della Caroppo che realizza arte contemporanea all'interno dei castelli pugliesi, poi c'erano venute in mente appunto le residenze artistiche che alcuni musei realizzano appunto all'interno del territorio, e in più abbiamo trovato delle tematiche generali quali per esempio l'arte contemporanea per l'ecologia, l'arte contemporanea per il sociale per esempio, e oppure l'arte contemporanea per il territorio. Ovviamente facendo una cernita, non volevamo inglobare tutto per dare un tratto più distintivo a quello che doveva essere il gruppo, la rete, e quindi abbiamo pensato di dare spazio alla tematica dell'ecologia, alla tematica del territorio. Come? Realizzando appunto questa officina, un'officina appunto di sperimentazione in un territorio all'interno del quale ci fossero delle zone di degrado,
dove si potesse fare appunto sperimentazione artistica, formazione attraverso i professionisti, ecco perché è una rete di professionisti, e progettazione, in modo da diciamo poter qualificare, riqualificare non solo il territorio all'interno del quale si opera, ma valorizzare, promuovere anche il talento di alcuni artisti, avvalendosi ovviamente della professionalità di coloro che operano all'interno di questo gruppo. L'idea di, diciamo che, per la quale noi abbiamo utilizzato il termine rete era anche diciamo, finalizzata al fatto di estendere questa cosa a dei professionisti, cioè aprire, aprirci a dei professionisti che venissero anche da fuori, quindi non localizzare questa cosa nell'ambito di un solo territorio, ma appunto creare una rete nella quale ci potesse essere uno scambio di professionisti, i quali ognuno potessero dare il loro contributo, questo, e poi di conseguenza anche tu pensi che fruirne. Cosa, perdonami, ma tu pensi che questo effetto inclusivo lo riesci a determinare mettendo la parolina rete? No. Mm-hmm. Sì, però devo dirti che non si evince. Nel senso che questa, se questa è una vocazione di questa organizzazione, è una vocazione che non si evince dalla missione. E un'altra cosa, poi dopo vi lascio in pasto ai famelici compagni. Trovo che ci sia stata un'interpretazione falsata dell'impostazione proprio della struttura. Se vi ricordate, quella che noi abbiamo visto come esempio, quello di Manakuma, in giallo io ho segnalato ad esempio attività, finalità, ma io le ho segnalate a fianco per evidenziarvele, cioè io vi ho evidenziato che qui in quel blocco lì si faceva riferimento alle attività, in quel blocco lì si faceva riferimento ad altre a finalità e così via. Invece voi avete fatto, cioè avete incorporato queste i titoli, in questo caso, all'interno della mission, e quindi non va bene. Ma a parte che non va bene, questo interrompe il flusso anche logico della questione, perché siamo una rete di professionisti che opera nell'arte contemporanea tout court, promozione, valorizzazione e riqualificazione dell'arte. Quindi questo c'ha un problema strutturale che andrebbe sistemato. Poi solo. Ah, ok. No, vi ho mostrato qualcosa di diverso? No. Quindi, diciamo, non era semplicemente un esempio, era proprio la struttura tipo. Sì, 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 sì. E poi evidenziato a fianco, cioè era giusto per evidenziarvi i contesti, no? Un'altra cosa che forse che è abbastanza lampante è che questa organizzazione fa una serie di cose importanti con il territorio, lo dice più di una volta. Nella prima parte, anche se lo dice male, però dice no, con particolare riferimento al paesaggio, all'urbanistica, alla paesaggistica, al garden design, all'archeologia industriale, cioè sono tutte robe che effettivamente hanno un grosso impatto con il territorio. E poi dopo dice, attraverso la realizzazione di un'officina, c'è un'altra volta la parola territorio che ricorre, dove si dice favorire il recupero urbano di zone di degrado, quindi un'altra volta il territorio, e poi dice la promozione del territorio all'interno del quale si opera e la valorizzazione del talento degli artisti. Ecco, quando c'è questa vostra attenzione al territorio, che territorio è? Il pianeta Terra? No, pensavo a un territorio circoscritto e magari l'idea da poterla poi in futuro anche esportare, qualora, ecco, quindi
però capirete che la periferia di Bari è un po' diversa dalla periferia di Manhattan. Certo. Così come la periferia di Bombay è un po' diversa dalla periferia di Taormina. Quindi, se questo è il vostro posizionamento, è necessario che questo territorio venga esplicitato. Perché io che sono il vostro stakeholders di riferimento, è per me importante capire se voi lavorate nella periferia di Manhattan o di Taormina. Perché ci sono discorsi completamente diversi. Cioè, se voi fate garden design a Taormina, ha un senso. Se fate garden design nella periferia di Bombay, ha un altro senso, inevitabilmente. Sia da un punto di vista dimensionale, sia da un punto di vista di impatto territoriale e così via. Quindi, in questo caso qui, il mio suggerimento potrebbe essere quello di dire: bene, visto che vi volete caratterizzare così forte nel radunare professionisti, che è una parola un po' vaga, che si occupano di queste faccende qui, è bene appunto esplicitare probabilmente il territorio e far capire che questi professionisti, che possono arrivare pure da tutte le parti del mondo, però si concentrano nel quartiere Cappuccinelli a Taranto, perché nella vision poi di questa organizzazione, nel giro di 3 anni vogliono cambiare il volto di questo luogo. E visto che siete 4 giovani, non c'avete una lira, state inguaiati e minimamente dovete tendenzialmente anche parametrare le forze che voi avete rispetto agli obiettivi che andate a mettere in campo. Cioè, secondo me è verosimile che nel giro di 3 anni la traccia del vostro lavoro si possa vedere in una periferia di una media città italiana, piuttosto che in una grande metropoli asiatica. Quindi tu dici comunque di definire l'ambito territoriale in cui agiamo. Nel vostro caso, perché voi parlate. Perché l'idea era quello, io non so se poi andava puntualizzato qui oppure nella mission di progetto, di creare un network di professionisti. Sì, però cara mia, ti ho detto che la parola rete di professionisti non significa che tu stai esplicitando il tuo valore legato al network. Rete significa quasi niente, è una parola vuota. Okay. Quello che conta è che tu espliciti all'interno di questa mission, non c'è da nessuna parte, il fatto che per te questa cosa è vitale, cioè che tu esisti solo se questa roba la fai insieme agli altri, se no te ne vai a casa. Ok? Cioè, dici, noi esistiamo solo se questa cosa la facciamo in una dinamica di profonda collaborazione, sì, di profondo scambio delle conoscenze. Esatto. Altrimenti non la faccio. Quindi la devi mettere come tua necessità, principale. Quindi deve essere molto chiaro ai tuoi, nel momento in cui ti vai a relazionare con qualunque interlocutore, che questa roba qua per te fa veramente la differenza. E tu sei la differenza in questa cosa, e quindi diventi discontinuo, ritornando al principio di stamattina, cioè diventa il tuo principio distintivo. Okay? Cioè tu sei quell'organizzazione che si occupa di design urbano, che si occupa di paesaggistica, ma che lo fa solo se ragiona in un'ottica di condivisione delle esperienze. Esatto. Tu sei proprio quella roba lì, non sei altro, non sei una rete di... Cioè, perché messa così, una rete di professionisti che si occupa dell'arte contemporanea tout court, possono essere anche gli architetti che stanno qui in via non mi ricordo come, cioè può essere anche lo studio associato, certo, che si occupa di questa roba qui. Invece tu no, tu non vuoi essere lo studio associato, cioè tu vuoi un livello di condivisione diversa, che non è solo quello che mi dai 50 euro l'affitto e ti metti qua a fare insieme a me l'architetto, ok? Ma che stai qui insieme a me a condividere un percorso, una visione, una strategia e condividiamo delle conoscenze. E questo deve emergere in maniera forte, quello è il tuo segno distintivo, non altro, perché tanti come te si occupano di paesaggio, di urbanistica, di archeologia industriale, tantissimi. Allora dov'è che tu sei diverso? Sei diverso nella modalità, nell'approccio, nella tua governance interna. Allora se la tua governance interna è effettivamente il tuo tratto, lo dobbiamo comunicare deve subito. Emergere. Ok. Sì. Se nel frattempo che andiamo avanti un paio di voi ci vogliono tornare a mettere mano alla luce di questo che abbiamo detto, fa sempre bene.
E qualcuno di voi vuole massacrare loro più di quanto non l'abbia già fatto io? Con cautela, per favore. Siamo fragili. No, volevo semplicemente cioè la prima lettura mi aveva colpito riqualificazione dell'arte contemporanea. E... ah sì. Cioè, mi aveva colpito positivamente in quanto mi piaceva la forma, però sostanzialmente, cioè concretamente. Non capivi. Non, a prima lettura, però hai già speso abbastanza. Okay. E poi un'altra cosa volevo dirti. Quando ci hai fatto vedere la slide stamattina del facsimile di quella cosa lì. Non era localizzato, cioè non c'era un Manacuma non era localizzato, l'altro era localizzato. Sì, dico Manacuma non era localizzato. Quindi volevo chiederti, l'appunto che hai fatto a loro era un appunto perché loro hanno scritto paesaggio, territorio, quindi hanno utilizzato quei termini che necessariamente avevano bisogno di una localizzazione, o in generale bisogna necessariamente localizzare? No, questa non è una nulla vale in assoluto, nel senso che in questo senso loro hanno questo tipo di esigenza perché l'hanno esplicitato in maniera forte, no? Esce in maniera così forte. Se loro si occupavano di, che ne so, astrofisica spaziale... Non era importante lo per... sì, cioè in quel caso devi andare per forza dove ci sta il telescopio spaziale. Okay. Quindi è inutile che te lo dico, perché io faccio comunque astrofisica spaziale, ho bisogno di quello strumento e ce ne stanno 3 nel mondo. È inutile che te lo dico. Ok? Grazie. Nessun altro, siete buonissimi. Io al posto vostro vi sfreggerei. Vabbè, oltre alle cose che hai detto tu, mi chiedevo, diciamo, la nostra missione, in genere, diciamo, questa proposta è molto generica, cioè fin troppo generica, come tu stesso dicevi, ma la cosa che non capisco è, una volta esplicitata la nostra missione, che mette dentro un sacco di cose, cioè praticamente tutto, cose interessantissime, qualsiasi cosa, l'attività che si propone, cioè poi qual è? Semplicemente creare un'officina, cioè perché dovrebbe essere interessante creare un'officina di sperimentazione artistica e di formazione, soprattutto che relazione c'è tra la sperimentazione artistica e la formazione, la progettazione e quello che hanno detto prima, quindi le finalità e l'attività, cioè questa attività in che modo modificherebbe il territorio? Un'officina non è niente praticamente, cioè un posto, non lo so, mi sembra un polpettone. La trovo molto pertinente, diciamo. Io a posto vostro mi difenderei. Cerchiamo, però evitiamo le dinamiche, evitiamo le dinamiche del vicolo, cioè capelli, cioè tranquillo, con calma. Ok, si sente adesso. Non è vero che non c'è relazione tra sperimentazione e formazione, perché se tu la formazione la vivi come una formazione prettamente teorica, ti posso dire che non c'è nessun tipo di sperimentazione, ma noi intendiamo una formazione esperienziale, comunque pratica sul campo, e quindi un momento di brainstorming, un momento di scambio di idee. Quindi, sebbene l'idea non ti sia piaciuta, però che non ci sia relazione tra sperimentazione e formazione, da ne possiamo parlare. Vero è, faccio il pubblico ministero, vero è che la cosa che dice lei, per come è scritto, effettivamente non si evince tutto quello che dici tu. Quindi se è una necessità, anche però questa va esplicitata. Questo era il nostro modo di intendere qui la formazione. Sì, però sai, se tu me la chiami per esempio formazione, io ho un immaginario di riferimento della formazione, che è una cosa tendenzialmente simile a quella che anche se io non lo, cioè simile anche a questa organizzazione spaziale di stamattina, dove ci sta uno qua tendenzialmente che dice delle cose e tendenzialmente altri che
che le sentono. Noi stiamo facendo già un punto di sperimentazione di tipo iterativo, quindi già siamo una, per alcuni siamo già qualcosa di parecchio sperimentale perché voi parlate, però per esempio nella mia idea di formazione questa roba qua è comunque roba da museo, no? Però siamo costretti a farlo perché comunque Riccardo ha scelto l'aula dell'università, e comunque logisticamente abbiamo questa organizzazione spaziale e così via. Cosa diversa per esempio potrebbe essere una roba che ha a che fare con il, non so, il capacity building, no? Che è una roba capacity building, cioè che la formazione non soltanto vissuta come possibilità del singolo di conoscere qualcosa in più, ma come capacità del singolo che sa qualcosa in più e nel mentre sa qualcosa in più far crescere la sua comunità di riferimento da un punto di vista delle conoscenze organizzative, no? Allora quindi in questo non è più una formazione come la intendiamo, ma è un percorso di presa di coscienza diversa di un ecosistema più ampio rispetto al singolo. Grazie. Comunque volevo faccio solo una puntualizzazione. In realtà forse il problema era che ci siamo posti nel, perché mi rendo conto che sconfina un po' nella vaghezza. E ciò che appartiene al campo della mission, come l'abbiamo detto. Sì. Intesa, e quella che invece è la mission progettuale, perché alcune cose che volevamo per esempio specificare, sì, ci siamo chiesti se invece esatto. Dall'altra parte. Ok, a fine giornata su questa cosa organizzativa, vuol dire lo no, spazio. Non è una cosa organizzativa, è che esiste un altro progetto di laboratori dal basso, sì, che si chiama mentoring, che fa proprio quello che dici tu, quindi il capacity building. Esattamente. No, basta. Scherzo. No, volevo dire allora, che io comunque, a parte questa cosa, che è vero, avevo detto, però non era la cosa centrale, cioè la cosa che non secondo non me quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, però se tu vuoi continuare, continua. No, dico da un punto di vista proprio dell'ecologia della nostra discussione. Ora passiamo all'altro gruppo. L'altro gruppo. Umaro. Qui c'è un'altra chiave. Vai. Eccolo qua. Chi ce la legge? Professoressa, ce la vuoi leggere tu? Chi è? La legge. Ma la facciamo leggere a lei perché, senza offesa, però lei legge per mestiere, diciamo. Pure tu che sei attore, però. Ah, è vero, è vero. Allora fate metà per uno. Quello è l'altro gruppo. Vai. La mission di Planetario Culturale è rendere le persone coscienti della propria natura poetica, bellezza e unicità con il teatro, la musica, la danza, la poesia, il cibo. Planetario Culturale è uno spazio polivalente ove creare opportunità di sviluppo per il territorio attraverso scambi di conoscenza fra culture e generazioni diverse, percorsi poetici e sensoriali, esperienze di convivenza creativa. Raccontatevi un po'. Marinella, vuoi? Allora, praticamente abbiamo cominciato ognuno dicendo qual era il tipo di spazio culturale, più che altro di progetto a cui voleva dar vita. Li abbiamo confrontati, abbiamo cercato di trovare un denominatore comune, cioè qualcosa che in tutti quanti risuonava per tutti quanti. E quindi l'abbiamo identificata nel fatto che per ognuno di noi l'arte, la poesia, il teatro sono un mezzo e non un fine. E quello che ci interessava era appunto quello di cui parlavi proprio tu stamattina, cioè l'idea che lo spettatore non è passivo ma deve essere attivo in qualche modo, cioè è un soggetto attivo, qualcuno a cui far, con cui partecipare, a cui far partecipe le cose. La parte organizzativa non vi ha fatto nessuna cazziata su questo? La parte organizzativa del gruppo
non ha posto istanze, diciamo, non dico in contrapposizione, che però creassero un attimo dei ragionamenti un po' che volassero più bassi da un punto di vista umanistico? No, ci siamo esaltati a vicenda. Quindi è stata debole la, diciamo, la componente organizzativa? Organizzativa, sì. Diciamo che okay, tutti quanti ci siamo esaltati a vicenda su quest'idea di avere uno spazio in cui poter creare una serie di eventi, infatti dove non abbiamo pensato a un teatro ma uno spazio polivalente dove ci potesse essere uno spazio teatrale ma una cucina, poi ci siamo detti il resto, poi lo spieghiamo nel momento in cui facciamo il progetto. Ok. La bici, io quello non sono neanche troppo sicura che sia chiara, però... Cioè, avete qualcosa, famelici, qualcuno ha da qualcosa? Allora, facciamo, sì, mettiamo subito una roba nel discorso. Vogliamo rendere le persone coscienti della propria natura poetica, bellezza e unicità con il teatro, la musica, la danza, la poesia e il cibo. Potrebbe essere quasi una citazione del Mein Kampf se noi ci sostituiamo le paroline. Però il tono è un po' quello, cioè, come dire, io vorrei rendere le persone, quello alla fine questo voleva fare, voleva rendere le persone un attimino diverse. E, no, ora, ma a parte gli scherzi, no, più coscienti, pure. Stesse, sì, sì. Il verbo ti assicuro che è lo stesso, ma non perché sono appassionato, diciamo, di perversioni ideologiche. Però la questione nello specifico è che non si evince se questa roba qua tu la vuoi fare attraverso percorsi produttivi, ad esempio, o attraverso percorsi di fruizione di spettacoli, se tu la vuoi fare attraverso percorsi didattici in questa direzione. Ma io vendo i taralli. Io vendo i taralli. Io vendo i taralli. Se tu mi dici l'opportunità di sviluppo, per me che vendi taralli significa vendere più taralli. Non so se è chiaro il discorso del tarallo. Cioè, avete presente il discorso che abbiamo detto stamattina? Cioè, dobbiamo parlare a stakeholders di natura diversa e quindi dobbiamo riuscire a parlare a quello che fa il tarallo, al Ministero della Cultura francese, no, ne abbiamo detti diversi di livelli. Se tu mi dici opportunità di sviluppo per il territorio, io che vendi taralli penso che vuoi fare più taralli, cioè, capito, che vuoi aumentare in questa direzione. Beh, se voglio dire... Di tipo quantitativo. Abbiamo parlato, ad esempio, delle strutture, come sono le strutture, ad esempio, anche anglosassoni. Nelle strutture anglosassone tu vai a teatro, ma prima ti prendi l'aperitivo perché c'è il bar, c'è anche la biblioteca dove puoi consultare, ma puoi oramai anche leggere dei libri. A quindi parte l'esotismo, in realtà, diciamo... in realtà loro vendono anche i taralli. Allora, molto ragazzi, di più. Io però dobbiamo metterci in chiaro una cosa: non deve essere una roba dove uno dice le cose e un altro si difende. Allora, cioè, non è che voi mi dovete spiegare. No, io volevo capire, sì, 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 perché sì. Tu dici che non c'è, no, connessione tra la cultura e lo sviluppo. No, anche allora andiamo per gradi, stavamo economico... analizzando la prima parte e tu mi hai riportato sulla seconda. Quindi mentre io stavo analizzando la prima, io ti ho detto che nella prima le persone coscienti, vogliamo rendere le persone coscienti della propria natura poetica, bellezza e unicità con il teatro, la musica, ma con il teatro, la musica, la danza. Con quali aspetti di questo processo? Tu mi citi dei processi creativi, il teatro è un processo creativo, non è un fatto, ok? Nel processo creativo noi abbiamo diverse dimensioni, ci abbiamo tutta la fase dell'allestimento, ci abbiamo la parte della formazione, ci abbiamo la parte dell'incontro con i pubblici, ci abbiamo tutta la parte della costruzione della poetica, nella musica la stessa cosa, abbiamo una processualità articolata, sono tendenzialmente quasi tutte arti collettive, quindi prevedono un plebiscito, un coinvolgimento di maestranze, che tipo di maestranze, che orizzonti di strumenti utilizziamo. Allora, tutta questa roba qui, con il teatro, la musica, la danza e la poesia, non si evince. Cioè, non si evince attraverso quale aspetto di questa processualità tu vuoi ottenere quel risultato che mica è roba da poco.
perché sono secoli che ce ne occupiamo come genere umano. Quindi non è una roba proprio piccolina. Quindi vorrei capire se tu effettivamente hai trovato la formula. Perché se hai trovato la formula, a me, che sono il tuo stakeholder, si mi interessa. Quindi la parola con? Eh sì, con il teatro, cioè, c'è bisogno di fare un'operazione un po' più chirurgica, perché vai a toccare tematiche importanti, che sono quelle della coscienza collettiva. La coscienza collettiva è una tematica complicata da maneggiare con cura, e quindi bisogna farlo, diciamo, in maniera chirurgica. Cioè, tu questa cosa qua mi devi dire con umiltà che hai trovato una cosettina all'interno del teatro che effettivamente può smuovere una coscienza, perché tu fai un teatro di comunità, che ne so, e attraverso un processo di teatro di comunità, così come Paulo Freire negli anni 70 l'aveva fatto in Brasile, facendo il teatro dell'oppresso e quindi il teatro politico, tutta quella roba lì, tu a partire da quell'esperienza ti sei inventato un altro fatto che va in quella direzione per smuovere le coscienze. Perché se dici coscienza, dici coscientizzazione, processualità, e nel teatro e nell'arte questa roba qua, prima di questa organizzazione, ha una storia di riferimento, e quindi quello che vi dicevo stamattina è il benchmark di riferimento. Quanto benchmark avete fatto quando avete, quel benchmarking avete fatto quando vi siete andati a mettere a creare questa organizzazione? Cioè, sapete quante organizzazioni si sono posti obiettivi o finalità simili a voi? E quindi in questo caso quali prendete per buoni e quali no? Perché se vi posizionate su questo filone, si potrebbe dire anche, e vi faccio un esempio tra i tanti, a partire dall'esperienza del Teatro dell'Oppresso di Boal, noi facciamo questa roba qua. No? Quindi, considerato questo mondo a cui facciamo riferimento, è ovviamente un'altra cosa. Considerato che la società Raffaello Sanzio squarta le scimmie in scena, io vado a fare questa cosa qua. Okay? La stessa questione, poi nella seconda parte, quindi questo è uno, diciamo, è il problema più lampante dal mio punto di vista che emerge, no? Che non c'è questo elemento qui. Poi l'altro elemento è il discorso dello spazio polivalente, dove creare opportunità di sviluppo. Spazio polivalente dove creare opportunità di sviluppo, penso che è una frase che possiamo ritrovare in centinaia di delibere dei comuni italiani, che hanno realizzato mostruose strutture polivalenti per creare opportunità di sviluppo. L'unica opportunità di sviluppo è stata quella di realizzare il cantiere e di creare degli spazi vuoti e inefficaci. Ora, io sono il vostro stakeholder, sono molto malizioso e mi dispiace, io penso che voi volete fare la stessa cosa che fanno loro. Mo, o mi dite il contrario, oppure io a quello penso. E il contrario non lo trovo da nessuna parte. Non so se è chiaro. Cioè, la frase di uno spazio polivalente dove creare opportunità di sviluppo per il territorio, messa così, come se fosse, diciamo, un haiku, è una roba molto precisa, cioè è una roba che io posso prendere da qualsiasi policy già realizzata e quindi vi posso accomunare facilmente a questa roba qui. Non so se è chiaro. Quindi se voi volevate invece creare uno spazio che sino ad oggi non era mai stato creato, dove veramente volevate risemantizzare il polivalente, e quindi veramente renderlo polivalente nella sua accezione originaria, bene, me lo devi dire cioè me lo devi dire chiaramente questo. Proprio perché stai utilizzando una parola che nel campo della cultura, dove tu ti stai andando a posizionare, ha un valore di un certo tipo, cioè ha un immaginario di un certo tipo. Lo spazio polivalente è tendenzialmente un posto mostruoso, organizzato dai comuni, dove non si sa, non puoi fare né il cinema fino in fondo perché comunque non hanno preso bene le misure per fare il 6x3, dove però non puoi fare il teatro perché il palcoscenico l'hanno fatto tendenzialmente cemento armato, con le quinte blu e le sedute amaranto, robe di questo tipo, no? Quindi questo, per evitare questo cortocircuito, anche in questo caso qui è bene che tu mi dia la tua visione di polivalente molto precisa. E poi nella seconda parte mi dici sviluppo per il territorio attraverso scambi di conoscenze tra le culture e le generazioni diverse. Per me lo scambio della conoscenza, il primo che mi viene in mente, visto che sono un mentecatto, è Cristoforo Colombo con le campanelline e si pigliava l'oro da mano agli indios. Quello per me è uno scambio di culture ante litteram, cioè così
diciamo, nella mia testa di bagato amministratore, o faccio la, io in questo caso o faccio l'amministratore o faccio quello dei taralli. Questa è la parte che sto giocando, va bene? Non mi guardare stranita. Quindi io penso che questa cosa che tu vuoi fare dello scambio di conoscenze dalle culture diverse può essere pure una roba tipo: io do il campanellino all'indio se mi piglio la collana preziosa. Questo pure lo scambio di conoscenze, è una tipologia di scambio di conoscenze. Quindi mi dovresti dire effettivamente quali sono le modalità che vuoi usare per fare questo scambio di conoscenze tra culture e generazioni diverse. Cioè, attraverso quali questioni? Tu mi dici, ma io lo voglio fare con il teatro, la danza... E ho capito. No, certo. Forse abbiamo peccato di eccesso di sinteticità, nel senso che pensavamo che tutta quest'altra parte poi in realtà si dovesse specificare nel progetto su cui dovremmo lavorare domani, come hai detto tu, o dopo, non ho capito bene. Forse non ci siamo cioè noi pensavamo di dover chiarire l'intento della struttura, dell'organizzazione, e poi calarla in un progetto. Credo, no, che tutti noi forse siamo caduti in questa per questo non siamo scesi in un'analisi delle singole parti a cui saremmo arrivati domani, perché nel momento in cui noi parliamo di spazio, tant'è vero che stavamo parlando di anche di palazzi o spazi da occupare, occupati, o luoghi da identificare e farsi affidare, ma non ovviamente sempre nella teoria, perché stiamo facendo un esercizio, un'esercitazione di desideri. Perché l'avete scelto? Potevate fare anche una cosa diversa. Sì, noi abbiamo scelto questo perché eravamo diverse persone, abbiamo cercato un denominatore comune che appassionasse tutti quanti, e quello che abbiamo trovato era questo dell'usare questi strumenti per un processo di comunicazione sociale. Quindi al di là di questo, quando tu mi parli di scambi di culture, io sono stata pure sull'Himalaya un altro po', quindi non ho mai fatto, né io, e mi sembra almeno tutte le persone con cui ho parlato in questo gruppo hanno avuto esperienze di scambi con culture altre, e quindi ovviamente abbiamo dato per scontato che non si sta parlando di Cristoforo Colombo con l'Indios. Il problema è che l'avete dato per scontato. Difatti ho capito il ruolo che stavi giocando, e quindi ma figurati, noi ci riservavamo di scendere nei dettagli organizzativi nella seconda parte. L'abbiamo forse fatto troppo? No, avete un po' frainteso, ma non va bene. Sì, abbiamo, dimmi. Porre, diciamo, un accento sulla definizione di planetario culturale, no? Da così come l'avete scritto, poi diciamo, volevo sapere se qualcuno ha avuto la stessa mia sensazione. Non si capisce, secondo me, all'inizio, nel primo paragrafo sembra un'azione, cioè planetario culturale è rendere le persone più buone, più belle. Mentre successivamente vi è scritto planetario culturale è uno spazio. Allora, sì, però io non ho capito se è cioè almeno da come lo leggo, non ho capito se è un'organizzazione, un'associazione culturale, o correggimi se questa cosa diciamo è sbagliata. Però cioè, ho avuto una dispersione tra queste due cose. Cioè, se all'inizio sembra un'ideologia, nella seconda parte sembra uno spazio fisico, però siccome la prima parte sembra un'idea, sì, un'idea, un'ideologia, sì, però nella lettura mi annulla la seconda parte, almeno a me, che scusami, però anche su questo, se tu gestisci un ex spazio industriale puoi fare determinate cose, hai un'identità di posizionamento di un certo tipo. Se tu hai uno spazio invece che è un teatro ottocentesco a pianta dell'italiana, sei un'altra roba. Ok? E quindi se tu, come hai detto adesso, chiaramente sovrapponi, come giustamente, come può essere, no? Ne conosco tante di organizzazioni che fanno della loro identità, cioè fanno dello spazio la loro identità. E quindi in questo caso qui, allora lo spazio mi devi dire che spazio è. Invece mi dici genericamente spazio polivalente. Quindi io ho la sensazione che per te uno spazio vale l'altro.
Allora, se uno spazio vale l'altro è un fatto, se invece lo spazio uno non vale l'altro, allora no. Dicevo che questo processo di analisi un po' più approfondita l'abbiamo iniziato, poi il tempo ovviamente non era tanto e noi invece eravamo tanti, e soprattutto è vero quello che diceva lei, cioè abbiamo pensato di dover estremamente sintetizzare l'idea e poi magari approfondirla in un momento successivo, quindi abbiamo tralasciato sicuramente tutti questi aspetti più pratici. Vi assicuro, però evitiamo di giustificarci, cioè tanto è un momento di assoluto... Sì, di assoluto lavoro, cioè, quindi non c'è da giustificarsi. E, anzi, scusatemi se a volte posso essere un po' troppo irruento nelle cose che dico, però io sono figlio del teatro e a me mi hanno abituato che nello spazio di lavoro è bene che i fronzoli vadano via, perché il teatro non è un posto sicuro. E mi ricordo di questo grande cazziatone che mi fece un capo macchinista una volta, perché io per dirgli una stronzata disse: senti, scusa, per piacere, mi vuoi dare? E quello mi fece un cazziatone, disse: guarda, tu mentre mi stai facendo questa cosa ti può cadere un carico sospeso da 50 kg e ti sfonda in mezzo il cranio e ti apre la testa. Quindi tu le cose le devi dire con una efficacia e una rapidità molto, sintetica. E da quel momento in poi, a parte che ho dato poca confidenza ai capo macchinisti, ho imparato una lezione di vita, che a volte però nella socialità e nella diplomazia delle relazioni mi rendo conto che non paga sempre. Quindi scusatemi se a volte sono un po' irruento. Bene, Compagnia Teatrale ZEF. ZEF si occupa della realizzazione e produzione di spettacoli teatrali nati dall'interazione tra attori professionisti e migranti, attraverso attività laboratoriali e allestimenti site-specific che coinvolgono la cittadinanza. Produzione artistica, ricerca, partecipazione, collettività, possibilità, interculturalità, formazione, integrazione, appartenenza, identità di genere, coesione. La compagnia, attraverso attività di formazione, opera a favore dell'integrazione sociale e della valorizzazione delle differenze culturali, partendo dal confronto e dalla relazione nella salvaguardia e nel rispetto delle specificità. Scusami, ecco, qua io capisco che Cristoforo Colombo non c'entra niente. Subito lo capisco, anche se faccio i taralli, capisco subito che lei non ci vuole dare il campanellino e si vuole pigliare l'oro. Lo capisco subito, perché lei mi dice che lo vuoi fare nella salvaguardia e nel rispetto delle specificità. Non so se è chiaro rispetto al discorso che facevamo prima. Scusami. ZEF intende colmare la distanza linguistica e culturale esistente tra cittadini e migranti, ricreando un senso di condivisione e partecipazione attiva, favorendo la cooperazione tra soggetti di diversa appartenenza culturale, partendo dai linguaggi artistici. Finito? Ok. È un peccato che non ce l'abbiamo su un'unica slide, perché ogni volta dobbiamo andare un po' avanti e indietro. Raccontateci un po' quindi come siete arrivati a questa sintesi. Noi siamo partiti in realtà dalla slide successiva, nel senso... Dalle parole chiavi? Sì. Abbiamo provato a fare... Abbiamo avuto un momento di brainstorming in cui ognuno di noi, per cercare di capire questa organizzazione, su che temi lavorasse, perché è chiaramente un'organizzazione non esistente e quindi che non si rifà nessuna delle esperienze vissute in prima persona da ognuno di noi, né appartenente alla parte artistica, né a quella più organizzativa, né legata alla comunicazione. Per cui abbiamo fatto un paio di giri provando a immaginare appunto i temi sui quali questa organizzazione agisce ed è attiva, e i temi, le finalità e chiaramente il tessuto sociale al quale si rapporta. Fatto questo, chiaramente abbiamo immaginato quale fosse il cuore del progetto, e quindi ci siamo soffermati sulla relazione tra attori professionisti, essendo una compagnia teatrale, e
come interfaccia appunto i migranti del territorio in cui operiamo, che però non ha, secondo noi, necessità di essere descritto, in quanto la compagnia ZEF può operare a Bari tanto quanto a Torino, tanto quanto cioè un progetto che può collaborare con migranti di diverse situazioni, perché la finalità appunto è quella di arrivare a una produzione artistica e quindi a uno spettacolo che parta però da attività ben descritte di laboratorio, formazione, allestimento. Ci siamo chiesti se queste attività si svolgono all'interno, cioè tra noi e i migranti, o se abbiano un'apertura nei confronti della città. E questo è quello che si evince un po' quando parliamo di condivisione e partecipazione attiva, e soprattutto quando nella prima parte si parla di laboratori e allestimenti site specific aperti alla città. Per cui vuole essere un'occasione di confronto tra attori professionisti e migranti che mirino alla una produzione di uno spettacolo, che tragga spunto da attività laboratoriali e legate appunto a sperimentazioni in luoghi specifici, però aperte alla cittadinanza. Una delle idee poetiche, un frutto un po' della vision, è quello di creare una cittadinanza, un senso di cittadinanza attiva e di partecipazione che abbia appunto l'integrazione e la condivisione come valori fondamentali, partendo da questo confronto delle differenze e delle reciproche identità. Ok. Quali altre organizzazioni avete monitorato che fanno cose simili a voi? C'era venuto, nelle prime, avendo avuto poco tempo a distribuzione, una delle prime a distribuzione, questo è un lapsus veramente, a distribuzione, sì. Poi distribuiremo lo spettacolo in una tournée internazionale. Poco tempo a disposizione, una delle prime suggestioni era stata l'esperienza di Marco Martinelli e del Teatro delle Albe, nel suo lavoro per esempio con appunto gli africani dell'Africa centrale e del Senegal soprattutto, e quindi di questo percorso di scambio finalizzato alla realizzazione di spettacoli, piuttosto che l'esperienza sempre del Teatro delle Albe con l'Uburua quando andarono in Senegal, e nacque un Uburè però in cui i protagonisti erano senegalesi, i soldati bambino, sì. O Corea con Brat, non abbiamo avuto modo di poi, però per esempio Brat nasce dall'interazione tra la comunità Rom, esatto. E perché voi siete diversi da loro? O se, cioè, in cosa siete diversi da loro? Migranti? No, quello diciamo... Quello che per noi era, adesso magari dico una cosa poi passo il microfono perché non, sì, non vorrei che quel mio punto di vista... io lo chiedo a tutti, non solo a te. Cioè io credo che quello che ci ha mosso sia non solo la finalità artistica, quindi la produzione di uno spettacolo, ma l'idea di ricreare una collettività, dico un termine un po' inflazionato, però in cui la partecipazione attiva non solo degli attori, nel senso di coloro che agiscono in questo laboratorio finalizzato allo spettacolo, sia presente, ma anche in cui la compagnia diventi un punto di riferimento per la polis, per la collettività. Cioè quello che abbiamo pensato non esauriva la sua mission nella realizzazione di una produzione artistica o meglio di uno spettacolo, ma faceva di questo lavoro un atto politico in quanto fondante nella vita di una polis, che non è, ripeto, Bari o Milano o Lecce, ma è un luogo che si riconosce come collettività attorno a un nucleo che parla in questo caso attraverso dei linguaggi artistici, perché siamo una compagnia teatrale, però che attraverso quei linguaggi artistici e con questo tipo di mission cerca di creare una collettività che sia attiva. Forse in questo c'è uno scarto. Secondo me il grado di distinzione di questa proposta è il fatto di lavorare sulla lingua, cioè prendere i migranti appena arrivati, insomma, e cercare con loro di fare un percorso anche linguistico e di integrazione attraverso la lingua. Questa secondo me è la cosa di distinzione, piuttosto che... Dove è scritto nella mission? Alla fine, colmare la distanza linguistica. Qua? Colmare la distanza linguistica, quello forse è il punto
dove c'è questa cosa. Forse poteva essere esplicitato meglio. Ok. No, perché la distanza linguistica, forse no, questa cosa della distanza linguistica non rende bene invece il pensiero così puntuale che tu stai dicendo. Più che altro è un'attività forse quella. Cioè colmare la distanza linguistica che significa? O tu impari la loro lingua, loro imparano la tua. Però tendenzialmente se loro imparano la tua, zerano la loro e se la dimenticano e viceversa. Quindi in realtà, in questo caso, visto che il tuo pensiero è abbastanza appunto puntuale, andrebbe un attimino esplicitato meglio. Riscritto e pensato meglio. C'è il microfono sudatissimo qui, cioè, sono litri e litri di... Qualcun altro vuole aggiungere? No, io volevo giusto aggiungere, sì. Perché chiaramente il linguistico l'abbiamo anche pensato in termini molto lati, quindi molto, virgolette, imprecisi, nel senso che la seconda, questa non come giustificazione, come ulteriore, sì, come motivazione, sì. C'è fra le voci possibilità, identità di genere, che oggettivamente rispetto al tema dell'incontro con i migranti può essere un'altra possibilità di incontro. Siccome nella primissima discussione abbiamo detto cerchiamo di mettere a fuoco un tema, allora linguistico lì non sta solo per scambiarsi le lingue, okay, ma incontrarsi, però sicuramente va perfezionato. Bene, qualcuno vuole aggiungere qualcosa dagli altri gruppi? Dici? Pensi che sia stato? Cose rispetto al fatto che hai già detto tu che non mi appare molto evidente quell'elemento distintivo della compagnia che fa la differenza rispetto a tanti altri che hanno progettato su una materia su quell'ambito simile. Sì, esatto. E che la seconda, cioè la slide sulle parole chiave, lascia presupporre qualcos'altro rispetto poi a quelle che sono le finalità che, se, a quanto hanno detto loro, dovrebbero ridursi a questo punto soltanto a una ricerca linguistica che non è chiara in che modo avvenga di scambio, se perdo il mio incontro il tuo, se ci incontriamo a metà strada. In realtà, cioè, mi sembra che comunque non abbia un'identità abbastanza forte. Quale aspetto dell'identità? Perché invece un altro aspetto ce l'ha molto marcato, no? Cioè, ha un'identità marcata questa mission, secondo me. Però identità nel senso, cioè, che non affina l'ambito di cioè, dove vuole quindi parare, dove vuole quale vuole penetrare, che cosa vuole penetrare, mi sembra... In quello. Cioè non ti basta tutto il discorso sulla intercultura. No. Ok. E quindi? Che si fa? No, secondo me. No, volevo rispondere un attimo a Stella. Cioè, secondo me il fatto dell'identità marcata è nel punto in cui noi abbiamo deciso di non lavorare nel teatro, così, ma di fare un percorso tra attori professionisti e migranti. No, questo però, è. Scusami, devo dire, io qui leggo in maniera chiara che si occupa della realizzazione e produzione di spettacoli teatrali nati dall'interazione tra attori professionisti e migranti. Non ti basta questo fatto qua? Ah, sì, no, non capivo se si trattasse di formazione oppure cioè, di un'attività di procura. No, vogliono fare proprio gli spettacoli. Sì. Questi li vogliono proprio fare, cioè siete convinti? Sì. Li vogliono fare. Vogliono fare gli spettacoli dagli attori professionisti e i migranti attraverso attività di laboratorio, quindi li vogliono formare e poi non li vogliono mettere nel teatro ma li vogliono portare a Piazza Umberto a fare un fatto insieme alla cittadinanza. Ora, questa è una cosa precisa. La modalità con cui avviene l'engagement, cioè l'ingaggio con gli immigrati. Simili. Ok, ho capito cosa dici.
Cioè dice è chiaro questo fatto qua, ma non è chiaro quanto voi vi distinguiate nel mare magnum delle compagnie che si occupano di questo fatto qua a livello locale o nazionale? No, perché no, sono ambiti diversi, perché questa cosa che tu dici vale nel momento in cui tu individui in maniera chiara il territorio di riferimento, perché questa cosa qua, una cosa è se a Bari, penso che saranno 1/2, non lo so, in Puglia 3/4, in Italia X, in Europa è natufat, nel mondo è un casino. Poi la modalità in cui avviene, guarda, secondo me fanno una cosa semplice, almeno per come la vedo io, non è niente di innovativo. Infatti diciamo non è che faccio i salti di gioia perché mi sembra un'organizzazione particolarmente innovativa, però mi sembra un'organizzazione che ha una coscienza chiara di quello che fa. Cioè io probabilmente non li chiamerei in un mio festival, però questo è un altro discorso, ok? Però effettivamente questi fanno i laboratori con i migranti. Dopo che hanno fatto i laboratori con i migranti, fanno lo spettacolo, poi pigliano lo spettacolo e lo realizzano site specific all'interno dei posti e poi penso che attivano pure processi di partecipazione con la cittadinanza, che è una roba che ha fatta in un certo modo anche la sua dignità di esistere. mi concedo anche la, cioè può esistere una cosa, cioè non mi dà fastidio che esista una cosa del genere. Ora, di qui a dire effettivamente quanto ZEF sia più o meno interessante, più o meno metodologicamente intrigante di Corea, che fa la stessa roba con gli zingari dell'est, è chiaramente, questo è un discorso un po' diverso, anche perché vi siete mai letti la mission di Corea? Hai capito un po'? Quindi seppur noi volessimo fare un'operazione di benchmarking sui nostri potenziali competitor, in realtà ci ritroveremo anche con organizzazioni che hanno iniziato in anni, diciamo, in anni dove c'era lo spontaneismo culturale, chiamiamolo così, dove l'armamo se e annamo era tendenzialmente lo spirito del tempo, e che oggi però, come dire, continuano a realizzare e a perpetuare delle pratiche che forse andrebbero un attimino sistematizzate in un orizzonte e in delle strategie un po' diverse. Quindi significa che chi si occupa di migranti oggi non è detto che abbia la strumentalità per potersi posizionare in maniera chiara, evidente. Quindi anche su questo segmento anche un'operazione di benchmark sarebbe... di benchmarking sarebbe complessa. Però accogliamo la tua istanza e ci faremo raccontare nel loro progetto di riferimento quanto effettivamente sono diversi da Corea e da Martinelli. Io volevo aggiungere una cosa, cioè effettivamente la cosa che lei evidenzia è vera. E secondo me appunto un punto che dovremmo sviluppare come punto di differenza è proprio quello linguistico. Mm-hmm. Cioè spiegare esattamente che cosa, cioè in che senso intendiamo lavorare sul linguaggio e magari sulla lingua, sui...